Buon pomeriggio, bentrovati all'edizione delle 14 del TG6. In apertura lo sciopero della scuola, del personale della scuola, sciopero in tutta Italia, ovviamente anche in Abruzzo. Questa mattina le sigle sindacali che hanno proclamato questa astensione dal lavoro hanno spiegato le ragioni dello sciopero, che risiedono sostanzialmente nel mancato rinnovo del contratto di lavoro. Il servizio di Paolo Renzetti. Quali sono i motivi dello sciopero di oggi? Il governo ha perso il ricorso alla Corte Costituzionale, quindi la Corte Costituzionale ha imposto al governo di rinnovare i contratti del pubblico impiego, quindi bisogna adesso fare gli stanziamenti delle risorse economiche necessarie, perché tra l'altro il 5 aprile del 2016, l'altro giorno, dopo tanto tergiversare, è stato raggiunto anche l'accordo per i nuovi comparti del pubblico impiego. Noi abbiamo ancora una scuola troppo burocratizzata, abbiamo una scuola che si regge ancora sulla professionalità di tutti i dipendenti, amministrativi e ATA, che oramai non vengono più sostituiti, quindi se si assenta un collaboratore scolastico viene sostituito solo dopo una settimana. Le segreterie, che hanno sempre più compiti e sono sempre meno dotate di personale, non possono essere sostituite gli amministrativi che si assentano, lo stesso per i tecnici, e quindi le attività pratiche laboratoriali ne risentono. Quindi tutto questo sistema ci porta a dire che la buona scuola non si sta attuando. Proprio di questa mattina leggevo un articolo in cui la Giannini sostiene che non c'è niente da scioperare perché gli insegnanti hanno già avuto grossi incentivi. Non ho capito di che cosa parlava, non abbiamo capito nessuno. In questo momento però la fase importante per noi è quella della concertazione fra di noi. C'è stato questo grosso, diciamo, accordo che portiamo avanti e porteremo avanti fino a raggiungere i nostri obiettivi. L'altro motivo di contrasto è quello sulla chiamata diretta dei docenti nella scuola, che non esiste in nessun angolo d'Europa questa cosa qua. È l'unico caso nella pubblica amministrazione dove le risorse della cosiddette incentivanti sono distribuite da una figura monocratica, il capo d'istituto, perché nel restante pubblico impiego è sempre oggetto della contrattazione di cosiddetta di secondo livello. Cambiamo argomento adesso. È attesa per oggi la decisione della Corte d'Assise d'Appello di L'Aquila a carico di Vincenzo Gagliardi, l'impiegato delle Poste, condannato in primo grado a 30 anni per l'omicidio dell'ingegnere montesilvanese Carlo Pavone. La vittima fu colpita sotto casa con un colpo di fucile il 30 ottobre del 2013, morendo un anno dopo essere stato in coma. Allora andiamo a vedere il servizio. Evidentemente c'è qualche problema con l'audio, allora andiamo avanti con il nostro giornale. Dopo 10 mesi dall'avvio ufficiale delle indagini a carico di Vito Ciampini, ex primario di cardiologia dell'ospedale di Giulianova, si aggrava la sua posizione. La procura ha chiuso le indagini preliminari e il GIP del Tribunale di Teramo ha disposto il sequestro preventivo di beni per 73.000 euro. Il servizio di Elisa Leuzzo. La procura di Teramo ha chiuso le indagini preliminari a carico dell'ex primario del reparto di cardiologia di Giulianova, Vito Ciampini. A suo carico è stato disposto dal GIP Domenico Canosa il sequestro preventivo dei beni. Indagato dall'estate scorsa, la procura gli contesta i reati di induzione indebita, peculato, truffa aggravata da abuso di prestazione d'opera a danno della ASL di Teramo. L'inchiesta, condotta dalla Guardia di Finanza di Teramo, ha consentito di individuare un sistema concussivo che sarebbe stato messo in atto dall'ex primario per almeno 4 anni, scoperto grazie alla denuncia di un giovane albanese. Agli investigatori ascolani, il ragazzo, al momento del suo arresto per spaccio di droga nel 2014, si è giustificato dell'attività illecita con la necessità di trovare almeno 5.000 euro per consentire l'operazione chirurgica del padre, che doveva essere seguita dal dottor Ciampini. Sempre stando alle indagini, il medico, approfittando del suo ruolo all'interno della struttura sanitaria, avrebbe fatto eseguire interventi chirurgici presso l'ospedale di Teramo, percependo indebiti compensi oggetto di contrattazione con il paziente. Inoltre Ciampini avrebbe omesso di comunicare alla ASL, per almeno 4 anni, numerose visite mediche effettuate all'interno dell'ospedale di Giulianova e nel periodo in cui era autorizzato ad esercitare l'attività di libero professionista, senza rilasciare ai pazienti la ricevuta fiscale e senza corrispondere alla ASL il 50% del corrispettivo delle visite prestate.
Ammonterebbe a oltre 87.000 euro il profitto in denaro che sarebbe derivato dai delitti contestati al medico e, secondo la procura, sussisterebbero anche le circostanze aggravanti di aver commesso il fatto a danno dell'azienda sanitaria in violazione dei doveri inerenti alla pubblica funzione con abuso di prestazione d'opera. In questi giorni, in queste ore, bufera sul manager dell'ASL di Chieti Pasquale Flacco dopo le ispezioni del NAS di Pescara nell'ospedale di Chieti. A chiederne la rimozione è stato il consigliere regionale Mario Olivieri. Noi abbiamo ascoltato invece l'assessore Silvio Paolucci che difende a spada tratta il manager. Piena fiducia nell'operato del manager dell'ASL di Chieti Pasquale Flacco dopo la valanga di polemiche sollevatesi a seguito dell'ispezione dei carabinieri del NAS di Pescara nei reparti di medicina e geriatria dell'ospedale clinicizzato Santissima Annunziata, che hanno trovato, tra le altre cose, barelle e pazienti sistemati nei corridoi. L'assessore alla sanità Silvio Paolucci difende il lavoro fatto fino ad ora, rimandando una valutazione più puntuale dell'operato del manager ad un anno e mezzo dal suo insediamento. Secondo Paolucci, le criticità riscontrate nei reparti sono dovute a carenze strutturali dei corpi C ed F, che sono anche a rischio sismico. Non è in discussione per un motivo semplice, intanto perché la norma prevede un anno e mezzo le valutazioni e in secondo luogo perché si sta facendo tanto. Noi abbiamo costruito un gioiellino a Ortona sull'oncologico, abbiamo aperto il cardiochirurgico, Chieti oggi è il primo punto nascita della regione, si è investito sulla rete di emergenza urgenza, sulle aree interne, 6 postazioni in più, la lungodegenza a Basto e la rete Ictus, a Lanciano la rete del pronto soccorso. Insomma, si stanno facendo tante riforme sulla distribuzione del farmaco a Teramo e a Chieti, dicevo, è stata revocata quella direttiva, oppure si trovano sull'area medica, non è capitato soltanto in questa occasione ma anche altre volte nel passato, qualche barella sui corridoi, dico così non va e dovete assolutamente correggere il tiro. Da qui poi schierare subito i titoli va via è una forzatura che infatti non sta in piedi. È atavico il problema dei corpi C ed F, due padiglioni che ammontano a 100-120 posti letto che sono stati quasi del tutto sgomberati e si stanno facendo gli ultimi sgomberi. Di qui anche la nostra fretta nell'aprire, ed è stato importante, il cardiochirurgico, che è una nuova palazzina che può dare respiro a una situazione molto complicata. Le responsabilità evidentemente sono tutte passate, perché è una struttura che è stata inaugurata circa 15 anni fa e che ha presentato questi caratteri strutturali che davvero sono davvero vergognosi. Cambiamo argomento. I consiglieri regionali di Forza Italia criticano le scelte sulle infrastrutture e sui trasporti e per questo nel Consiglio regionale del prossimo 24 di maggio presenteranno un documento per chiedere risposte certe alla Giunta D'Alfonso. Sospiri, il 24 maggio in Consiglio regionale presenterete un documento nel corso proprio del Consiglio perché si parlerà di trasporti, chiedendo impegni precisi alla Regione per le infrastrutture trasportistiche abruzzesi. Il sistema dei porti non decolla dal punto di vista infrastrutturale. Sull'aeroporto Ryanair e Alitalia cancellano ufficialmente sui loro siti voli che porteranno il nostro aeroporto a diventare un aeroporto regionale non più di rilevanza nazionale come negli anni della Giunta Chiodi eravamo riusciti a farlo crescere. Sulla messa in sicurezza delle autostrade c'è una confusione, carte e documenti che si rincorrono, sulla società dei trasporti pubblico locale si sta per aprire una voragine per i tagli continui che arrivano da parte del governo nazionale PD e per l'incapacità di un piano strutturale di rilancio. Problemi li abbiamo avuti anche noi con Ryanair per tanti anni, li abbiamo negoziati, li abbiamo trattati e abbiamo cercato in qualche modo di contemperare le esigenze, tant'è vero che gli abruzzesi hanno avuto l'aeroporto più frequentato della sua storia, insomma, fino ad arrivare a 650.000 passeggeri rispetto ai 140 iniziali. Io dico, per quanto riguarda l'aeroporto, se noi l'Abruzzo dovesse perdere l'aeroporto, insomma, sarebbe un danno molto più rilevante di quello del Masterplan, insomma, dai soldi del Masterplan. Penso al porto di Ortona, che c'è un dragaggio di 9 milioni di euro da fare, che è ancora fermo, è ancora carissima. Contestualmente vedo che alcune infrastrutture che erano state programmate ed erano state condivise anche da questo governo regionale, come il campus dell'Automotive è stato cancellato, come la Trascollinare è stata cancellata. Penso che sul trasporto pubblico locale assistiamo solamente a proclami, ma soprattutto la nuova cancellazione
Roma, del secondo volo su Milano, beh, credo che forse qualcuno queste strategie le dice, le proclama, ma poi non le segue e quindi qualcosa in consiglio dovranno spiegarci. Ieri pomeriggio si è svolto il sopralluogo al porto di Pescara per discutere del possibile ritorno del collegamento Pescara-Croazia tramite il vettore Iadrolinia. Vediamo com'è andata in questo servizio. Resta il nodo della profondità dei fondali del porto di Pescara dopo il sopralluogo effettuato ieri dalla compagnia di navigazione Iadrolina insieme a Capitaneria di Porto, Comune, Provincia e Prefettura di Pescara e Regione Abruzzo. Proprio quest'ultima si è assunta l'impegno di reperire le risorse necessarie a ripristinare un adeguato pescaggio con l'obiettivo di riattivare nel più breve tempo possibile il collegamento marittimo da Pescara alla Croazia. Nel corso dell'incontro l'amministratore delegato della Iadrolina, Alan Kjanac, ha affermato che c'è tutta la volontà della compagnia di sedersi e trovare le linee comuni per procedere, sottolineando l'importanza della continuità e della stabilità del servizio. Da parte delle istituzioni italiane c'è la volontà di accelerare quanto più possibile l'iter per consentire l'accesso al porto alla Iadrolina. La verifica a livello dell'amministratore delegato di Iadrolinia testimonia l'interesse che loro hanno a investire qui in Abruzzo per i collegamenti Abruzzo-Contea Spalatino-Dalmata, Abruzzo-Croazia. Faremo l'impossibile nel rispetto delle regole, facendo in modo che le regole possano anche aderire alle esigenze di questo investimento. Noi dobbiamo arrivare a concepire nuove norme che semplifichino la manutenzione portuale. Assomiglia ad una fatica o di Penelope o di Sisifo, la manutenzione portuale. Ho avuto delega dalla conferenza Stato-Regione a concepire una nuova norma sulla manutenzione portuale. Nell'ambito del progetto IPA Adriatico, il Comune di Pescara avrà 1 milione di euro a disposizione da impiegare in importanti progetti di collegamento con l'altra sponda del mare. Assessore Santavenere, nell'ambito del programma IPA Adriatico il Comune di Pescara ha ricevuto un finanziamento di 1 milione di euro. Si tratta ovviamente di un finanziamento che va a capitalizzare già i risultati che sono stati raggiunti con appunto i precedenti programmi e soprattutto quindi impegnarsi su quello che è il tema della tutela del mare, quindi della biodiversità marina, anche soprattutto per rivalutare i territori e quindi interessare ovviamente la regione Adriatico-Ionica e quindi come dire cercare di trovare nelle risorse che noi abbiamo naturali il valore aggiunto. Avvocato Di Salvatore, vogliamo spiegare il senso di questa iniziativa, di questo 1 milione di euro che nell'ambito del programma dell'IPA Adriatico potrà avere il Comune di Pescara? Progetto che incastra realmente tre pilastri delle OSER, pilastro 1, il pilastro 3 e il pilastro 4, quindi biodiversità marittima, tutela dell'ecosistema del mare Adriatico, turismo sostenibile e quindi rilancio reale con in un partenariato prolifero che vede il Comune di Pescara come lead partner, che vede la Slovenia, il Montenegro, la Croazia in un effettivo reale conseguimento degli obiettivi strategici della Commissione europea. È l'unico progetto di tutela dei cetacei, è l'unico progetto che incastra realmente la biodiversità del mare Adriatico e quindi pone anche l'attenzione sulla trasportistica del mare Adriatico e la tutela delle acque del mare Adriatico. Il commercio abusivo, soprattutto nella stagione estiva, danneggia i piccoli esercenti regolari, mettendo in difficoltà un settore già gravato dalla crisi economica. A Pineto, domani, in un convegno organizzato dall'Associazione dei Commercianti, si discuterà con le istituzioni su come contrastare questo fenomeno. In Italia nel 2014 il valore stimato degli articoli contraffatti sequestrati è stato di 913 milioni di euro per un giro d'affari di oltre 20 miliardi ed un danno erariale di oltre 11, a vantaggio delle mafie che controllano la produzione e il racket della distribuzione delle merci taroccate. Commercio pulito per un'economia sana, no all'abusivismo e alla contraffazione che ingrassano le mafie. E questo è il tema del convegno che si svolgerà sabato 21 alle 16.30 presso il Teatro Polifunzionale di Pineto, con l'obiettivo di sensibilizzare le autorità istituzionali e la pubblica opinione rispetto ad una problematica di grande importanza, e cioè la vendita di prodotti contraffatti. Ogni anno vediamo a Pineto un assembramento di bancarelle immovibili, di extracomunitari, eppure anche di banchi con merce contraffatta,
perché penalizza il commercio a posto fisso. Chiediamo un aiuto per la sulla costa, dove insomma negli ultimi anni si sta creando veramente seri problemi. Seri problemi che poi, come ben sappiamo, vanno, ecco, come vedete il titolo, purtroppo, a ingrassare anche la malavita. Quindi non è che abbiamo solo merce, classici occhialini o qualsiasi altro, cioè, ma veramente merce contraffatte. Un momento difficile in cui la crisi sta davvero mettendo in ginocchio il settore del piccolo commercio, e ci sono, ecco, fenomeni che purtroppo a volte non aiutano a superare il commercio, appunto come l'abusivismo. È un tema importante, noi cerchiamo di essere al loro fianco in ogni modo, nelle modalità in cui i comuni possono intervenire, credo che sia un dovere delle istituzioni. Con una serie di iniziative, Pescara ricorda a 60 anni dalla nascita il famoso fumettista Andrea Pazienza. Vediamo. Assessore Diacovo, il comune di Pescara ricorda Andrea Pazienza con una serie di importanti iniziative. Certo, perché questi giorni Pazienza avrebbe compiuto 60 anni e vogliamo festeggiare il suo compleanno così come l'avrebbe fatto lui, cioè non con qualcosa di, diciamo, di rituale formale, ma con una grande festa che esplori Pazienza da tutti i punti di vista, perché la nostra città, oltre ad aver intitolato una via Andrea Pazienza, abbiamo fatto molto e tantissimi ragazzi e ragazze hanno messo a servizio della storia di Pazienza e il loro talento per costruire libri, film, arte, insomma una piccola festa che faremo nei giardini proprio di fronte alla strada di via Andrea Pazienza, in cui si rivivrà quel clima, quelle idee, quei linguaggi, quella ironia, quella bellezza attraverso tantissime espressioni artistiche di chi ama Pazienza. Anche la Fondazione Pescara Abruzzo ricorda Andrea Pazienza con la proiezione di un film. Noi come fondazione abbiamo avuto l'onore, diciamo, di poter patrocinare questo film come progetto proprio, film che verrà proiettato in prima assoluta proprio il giorno del compleanno di Andrea Pazienza, che è il 23 di maggio al Cinema Massimo. È un film che praticamente si ispira alla vena dell'artista, che è quella appunto di fumettologo. Sabato 21, domani, ci sarà la quarta edizione della Colletta del Libro, iniziativa a carattere sociale che quest'anno vede coinvolti 10 detenuti. Un progetto sperimentale, inizialmente, oggi la quarta edizione, quest'anno ha portato dei risultati, diciamo, importanti per il reinserimento sociale. Sì, 300 libri ogni anno vengono donati ai detenuti o ai bambini delle case famiglia. Mi piace molto l'accostamento che si fa della colletta del libro alla colletta alimentare, perché l'alimento che viene donato è un alimento essenziale per la crescita e per la vita. Il libro diventa la stessa cosa, un nutrimento dell'anima, un alimento essenziale per lo spirito. E quest'anno, per la presentazione della quarta edizione, c'è la testimonianza di uno dei detenuti volontari. Lei è uscito dal carcere dopo 10 anni grazie a questa iniziativa. Com'è stato intanto l'impatto iniziale? L'impatto iniziale, devo dire che è stato all'inizio un po' traumatico, perché non sapevo come relazionarmi con le persone per dirgli del libro che dovevano donare. Però dopo mi sono reso conto che loro, come se ero una persona normale, allora da lì poi anch'io mi sono, diciamo, in una maniera rilassato, sciolto, e mi sono sentito una persona del comune, una persona normale che ha affrontato una situazione dopo tantissimi anni che purtroppo, stando là dentro, non è semplice. Quanto è importante per voi? Voi leggete all'interno del carcere? Guarda, per me è importante perché io sono convinto che dentro c'è bisogno che i detenuti leggano, e ci sono moltissimi detenuti che si rendono conto dopo che iniziano a leggere i primi libri, che iniziano anche a essere loro stessi un po' diversi anche nell'esprimersi. Un'iniziativa che si può dire si è concretizzata grazie all'appoggio del CSV. Beh, questo è il nostro compito. Il compito del CSV è quello di servire le organizzazioni di volontariato. Quando troviamo delle iniziative che siano in qualche maniera all'interno del nostro codice di comportamento, noi non facciamo altro che cercare di dare una mano.
E abruzzese, il manager dell'anno 2016, il premio assegnato da ADC Group, è stato infatti consegnato all'amministratore delegato di Wind Massimo Ibarra, originario di Sulmona. Il manager è stato premiato per i brillanti risultati che l'azienda sotto la sua guida ha raggiunto in questi anni, oltre che per aver costruito un posizionamento di mercato innovativo e a misura di cliente per la strategia con la quale sono stati lanciati i nuovi servizi della Digital Economy. Sono molto contento di ricevere questo riconoscimento, ha commentato Ibarra a margine della consegna del premio, un risultato che va a premiare l'impegno delle persone con le quali collaboro. Il manager sulmonese, tra l'altro sposato con una donna di Vasto, è stato designato anche per guidare la nuova società che entro fine del salvo approvazione da parte europea dalla fusione tra Wind e Tre, che diventerà così il primo operatore di telefonia mobile in Italia. E siamo allo sport adesso. Questa sera ultima giornata di Serie B con il Pescara che alle 20:30 ospita il Latina con l'obiettivo di centrare il terzo posto. Il tecnico Oddo ha annunciato fino a 4 novità rispetto alla squadra di Modena, con le presenze di Crescenzi, Campagnaro, Mitrizza e Bruno. Intanto in chiave playoff si fa sempre più concreta nelle ultime ore la possibilità di avere a disposizione capitan Ledian Memushai al massimo fino all'eventuale finale di andata del 5 giugno, per poi dedicarsi completamente all'europeo con la nazionale albanese. Il tecnico Oddo presenta così la partita di questa sera. 3-4 giocatori a differenza della scorsa domenica, sì, un paio per obbligatoriamente e un altro paio perché c'è bisogno che giochino un po'. Affrontiamo una squadra che ha assoluto bisogno di vincere, probabilmente anche il pareggio non basterebbe, quindi deve vincere per forza. Non so come approccerà la partita, non credo che faccia una partita all'arrebaggio, anche perché penso che conoscerà le nostre qualità e cercherà di colpire nei momenti opportuni. Ma se la tiene l'acqua alla gola, noi siamo con l'acqua alla testa, dobbiamo presentarci così, nel senso che noi pure abbiamo assoluto bisogno di vincere, non ci interessa nulla di quello che succede sugli altri campi, la nostra priorità, il nostro obiettivo è vincere, quindi scendiamo in campo per un unico risultato e per il resto non conta nulla. A me personalmente dispiace tantissimo per Giorgio, perché è un grande professionista con cui io mi trovavo certamente molto molto bene, ha capito sin dal primo momento il mio modo di vedere il calcio e la sessione di mercato insieme a Pavone l'abbiamo fatta assieme, l'abbiamo fatta direi alla luce dei risultati molto bene, però purtroppo queste sono cose societarie che a me non competono. E te l'aspettavi? No, in questo momento no, però io non so a fondo cosa ci sia, e io posso dire solo che mi dispiace umanamente e in quanto professionista. A me non mi risulta che la Padula sia andata a fare la trattativa, la Padula è stato qui e si è allenato, quindi non cambia nulla. D'altronde sono 6 mesi ormai che la Padula è sulla bocca di tutti. Ma stavolta però si è entrata nel video, insomma. Un incontro, un'offerta. Ma gli incontri ci sono stati anche in passato, vi posso garantire, con altre squadre, quindi non cambia assolutamente niente. Adesso ci occupiamo del caso Virtus Lanciano, che è finito in procura per mano del sindaco della città frentana Pupillo e finirà anche nelle aule parlamentari. Per parlare di questo ci colleghiamo in diretta telefonica con Alessio Giancristoforo. Buongiorno a te Alessio. Sì, buongiorno a te Alfredo, buongiorno a tutti. Hai detto bene, si mobilita anche la politica per questo finale arroventato che vede protagonista, suo malgrado, la Virtus Lanciano. Questa mattina alle ore 12 il sindaco Mario Pupillo, assistito dall'avvocato Vittorio Orlando, hanno presentato un esposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano proprio per fare chiarezza sull'argomento, proprio su questo finale di stagione che ha visto coincidere un nuovo deferimento, almeno presunto, e anche il rinvio dei play-out. E lo ricordiamo, questa sera la Virtus si gioca la salvezza contro il Livorno. Quindi Pupillo ha depositato questo esposto alla Procura della Repubblica, poi il consigliere regionale Camillo D'Alessandro ha annunciato anche sui social un'interrogazione parlamentare per voce della senatrice Stefania Pezzopane
proprio sul finale di stagione. Noi vi daremo gli aggiornamenti anche nel prossimo telegiornale di questa sera delle 19 e ovviamente in diretta quando seguiremo le fasi di Livorno versus Lanciano. Per il momento è tutto, a te la linea, Alfredo. Grazie, grazie ad Alessio Giancristofaro. Noi andiamo avanti con il nostro giornale, restiamo sempre allo sport ma cambiamo disciplina e parliamo di ciclismo. Martedì scorso ha centrato il suo primo successo da professionista trionfando nella tappa del Giro d'Italia Campi Bisenzio Sestola di 219 km. Il ciclista abruzzese della Bardiani, Giulio Ciccone, ha raccontato così le sue emozioni intervenendo ieri sera nella trasmissione Velo condotta da Jacopo Forcella. Martedì 17 maggio 2016 lo hai cerchiato, lo cercherai in rosso un po' per tutta la vita, te la ricorderai sempre? Penso proprio di sì, penso che è stato un giorno importante che farò fatica a dimenticarmi. Onestamente, quando hai capito che potevi vincere veramente? Sinceramente ho capito di avere le gambe di vincere sulla penultima salita, come ha già detto Luciano. Ho scollinato la salita molto bene, ho visto che la gamba c'era e quindi avevo programmato di giocarmi il tutto per tutto nell'ultima salita. Poi ovviamente ho approfittato un po' della situazione in discesa e sono riuscito a fare la differenza e sono riuscito a tenere il vantaggio sull'ultima salita perché diciamo che avevo ancora abbastanza gambe, ecco. Tu vivi da vicino questa grande esperienza del Giro d'Italia, secondo te poi alla fine chi vincerà il Giro? Io dico Nibali, semplicemente perché vedendolo pedalare a mio parere in crescita e farà una terza settimana ad altissimo livello, a mio parere, guardandolo così in gruppo. E un altro avversario scomodo sarà Chavez. Tu lo sai che da adesso in poi c'è una regione comunque che fa il tifo per te? Per me è diciamo, un grande motivo di orgoglio, ecco, sapere che riesco a fare qualcosa di buono e riesco a fare qualcosa che faccia emozionare ancora il pubblico abruzzese. Ecco. Io continuerò a provarci sempre con le forze permettendo, ecco, rimanendo sempre con i piedi per terra e cercando di crescere il più possibile. Sabato e domenica prossima a Pescara si terrà la Final Four di Coppa Italia della FISPIC, Federazione Italiana Sport per Ipovedenti e Ciechi. In campo le squadre di Torino, Napoli, Pesaro e Ferrara. Presidente Di Girolamo, ancora una volta Pescara ospiterà un grande evento della FISPIC. Sì, io sono felice di essere qui a Pescara, di poter portare un'altra attività della nostra federazione qui in comune a Pescara e soprattutto in Abruzzo. Facciamo conoscere il calcio a 5 per i povedenti, grande soddisfazione soprattutto perché abbiamo la nuova società, la Fenice, che organizza sul territorio, che comunque per loro è un evento perché nuova società e subito un'organizzazione di una manifestazione importante. E siamo anche reduci dall'evento dello Stadio Adriatico di Pescara, che abbiamo fatto 2-3 dimostrazioni all'interno della partita Pescara-Lanciano e questa secondo me a livello mediatico è stata una cosa bellissima, ma a livello nazionale stiamo andando veramente forte perché comunque finalmente cominciamo a far conoscere queste attività, cominciamo a far capire alla gente che effettivamente questi ragazzi sono atleti veri, perché fino a pochi anni fa il non vedente passava come il povero cieco, ma adesso finalmente abbiamo veramente fatto capire che cos'è questa federazione e veramente questi atleti, lo sport vero che fanno. Ed ora il calcio a 5 di Serie A, non ce l'ha fatta l'Acque Sapone a strappare la qualificazione alla finale scudetto di categoria. Al termine di una tiratissima e decisiva gara 3, l'Asti si è imposta per 2-1. Orange in vantaggio a fine primo tempo con il tappine di Nora. Ad inizio ripresa l'allenatore dell'Acque Sapone Bellarte ha tentato subito la carta burrito portiere di movimento, ma Asti ne ha approfittato per raddoppiare con il lob da oltre metà campo di Ciumanini.
Manghigno. Quindi è stato il CONAS a riaprire i giochi e dimezzare le distanze. L'acqua e sapone ha anche colpito una traversa che poteva valere il pareggio e i supplementari. Nella finale Asti se la vedrà con il Real Rieti, che ha eliminato la Luparense. E chiudiamo con un avviso di servizio per tutti quanti coloro che fossero interessati a partecipare a un casting di nuovi volti nel campo della moda e della televisione. Infatti mercoledì 25 maggio, a partire dalle 11 a Casa de Campo a Mosciano Sant'Angelo, si svolgerà proprio una selezione dedicata ai nuovi volti della moda e della televisione. Le informazioni si possono avere al numero 339 17 64 103. È tutto per questa prima edizione del TG6, io vi ricordo i nostri appuntamenti alle ore 19 e alle ore 23 con le altre edizioni del telegiornale. Grazie per averci seguito, vi auguro ovviamente una buona giornata.